tutti amici del canale Fruit Trainer, siamo qui per un'altra intervista delle pillole di benessere e salute con il dottor Giuseppe Cocca che ci sta aspettando e andiamo adesso a trovarlo. Allora, eccoci qua. Giuseppe, ben trovato. Ciao. Sempre un piacere rivederti. Ultimamente abbiamo fatto altri video legati al benessere e alla salute, perle sul benessere e salute, piccoli informazioni che speriamo invoglino a cercare di più, a conoscere di più, a leggere di più o ascoltare altri video in proposito. E altri video con Giuseppe li trovate nel nostro canale, basta cercare al tag Giuseppe Cocca, li trovate. Oggi parleremo di un tema molto molto interessante, anzi ce ne parlerà proprio Giuseppe, il dottore esperto in digiuni, forse io che conosco, ce ne saranno sicuramente tantissimi, ma uno dei migliori, dei più preparati, soprattutto a livello pratico e semplice. Allora Giuseppe, iniziamo con raccontaci per te qual è la migliore definizione di digiuno. Allora, col digiuno possono esserci diverse definizioni, in ogni modo è una astensione temporanea dal cibo. È molto importante parlare di astensione temporanea nel senso che è delimitata nel tempo. Molte persone in genere pensano di aver mai digiunato in vita loro. Nella realtà noi digiuniamo quasi tutta la nostra vita, digiuniamo la notte, digiuniamo tutto il giorno e interrompiamo il digiuno giornaliero in genere dalle 2 alle 5 volte massimo. Cioè cosa vuol dire? Che quando noi mangiamo dovremmo capire che il digiuno è l'intervallo tra un pasto e un altro. Noi mangiamo pochissimo rispetto al tempo in cui digiuniamo. Molte persone associano il digiuno alla salute ed è vero. Però dobbiamo comprendere una cosa, non è tanto il digiuno che guarisce, ma il tra virgolette, ma è come la persona utilizza questa pratica per fare in modo che l'organismo utilizzi le sue risorse interne per un processo di disintossicazione e riequilibrio tra virgolette mentale, emotivo, energetico. Ottimo. E una cosa molto interessante che volevo che ci spiegassi, che poi è una linea di pensiero che mi sono ritrovato anche io, e che è la differenza o comunque la preferibilità, anche se sappiamo e penso che condividerei con me che tutto è relativo e va sempre analizzato caso per caso, ma la preferenza di piccoli digiuni brevi o comunque evitare digiuni molto molto lunghi, anche perché racconti spesso che tu hai fatto un'esperienza di digiuno molto lungo e che però non consiglieresti più un digiuno sopra. Sì, sì, allora 30... Sì, allora in quello che potrebbe essere nel mondo igienista e non solo, si usa in genere la metà, i digiuni brevi, medi e lunghi. Shelton, che è il nostro caposcuola, parliamo fino negli anni 60-70, privilegiava i digiuni lunghi per la cura di quelle che vengono chiamate malattie gravi, malattie cronico-degenerative. Però venivano effettuate in un centro controllato giornalmente con Shelton che li andava a vedere e monitorava tutto. Questo perché? Perché in genere il digiuno lungo autogestito può creare delle problematiche, ma non è tanto legato al digiuno, è legato innanzitutto alla rialimentazione e poi alle convinzioni della persona che fa il digiuno. Poi c'è un altro aspetto ancora più importante, questo l'ha elaborato Mosseri, che è un igienista francese, negli anni 80. È cambiata, non tanto, non so se chiamarla la fisiologia, ma la struttura di noi umani. In che senso? La riserva alcalina, che è quella che è il contenuto di vitamine e di sali minerali all'interno del nostro corpo, sta drasticamente diminuendo dagli anni 60-70 in poi. Quando noi digiuniamo utilizziamo i macronutrienti, zuccheri, poi grassi e proteine per poter vivere, ma oltre a questo abbiamo bisogno dei micronutrienti che sono vitamine e sali minerali. Essendo la nostra dieta normale, tra virgolette, povera vitamine e sali minerali, una persona li consuma, in genere dopo 7-10 giorni ha consumato questa cosa che è la riserva energetica. Questo è il motivo per cui attualmente non si consigliano più digiuni lunghi a meno che la persona non abbia determinati tipi di caratteristiche e vengono consigliati più digiuni brevi e ripetuti. Sapendo una cosa ancora più importante, Shelton diceva: il digiuno non ha mai guarito nessuno e mai potrà guarire nessuno. Esatto. Ma non perché il digiuno non fosse utile, perché il digiuno è uno strumento e come uno strumento va
utilizzato, va utilizzato al meglio, perché essendo uno strumento molto molto potente, se utilizzato male potremmo avere dei risultati che possono non essere in sintonia con i nostri desideri. Quindi è importante specificare, come hai già accennato, che è il corpo che guarisce utilizzando lo strumento digiuno. Perfetto, è come se il digiuno aumentasse la forza di quello che gli antichi chiamavano la vis medicatrix naturae, cioè che la forza di autoguarigione della natura. Durante il digiuno noi mettiamo a riposo l'apparato digerente, mettiamo a riposo anche tutto quello che è l'attività mentale e fisica, e tutte queste energie vengono convogliate nella vis medicatrix naturae per quello che viene chiamato il processo di guarigione. Però è molto importante capire che il digiuno è lo strumento per portare energia alla vis medicatrix naturae. Molti ne sono attratti, io conosco tantissimi, voglio fare digiuno. Io, anche non essendo medico ma solamente istruttore sportivo, consiglio sempre: controllatevi da soli, massimo 1 o 2 giorni ripetuti settimanalmente. Oppure un pasto giornaliero. Saltare un pasto, cioè questa è la pratica del digiuno breve e si può fare in tanti modi. Dobbiamo tenere presente che nel digiuno esistono delle controindicazioni relative, delle controindicazioni assolute. Controindicazioni assolute sono paura eccessiva del digiuno, preoccupazione rispetto alle stesse, ma le persone che hanno subito un trapianto. Qui non abbiamo molta letteratura, però da un punto di vista logico, aumentando le difese immunitarie durante il digiuno, una persona che ha un organo trapiantato potrebbe aumentare la probabilità di rigetto, dal momento che una persona trapiantata in genere prende farmaci antirigetto. E poi in patologie tra virgolette gravi, che a livello renale o epatico. Cosa vuol dire? Se gli organi emuntori non hanno una capacità di gestire il carico di tossemia, la persona si può tra virgolette intasare. E poi dobbiamo, un'altra controindicazione sono farmaci, le persone che prendono una buona quantità di farmaci non è una controindicazione assoluta, va gestita, e poi stare molto attento per le persone che hanno problemi cardiaci. Ok, e una cosa che ho ascoltato ieri e che mi piace molto perché è un esempio molto pratico, anche legato ai sintomi di disintossicazione, che come racconti nell'esempio del camion e della spazzatura, sono gli stessi sintomi sia di disintossicazione che di intossicazione. Sì, allora molte volte durante il digiuno le persone avvertono dei sintomi. Importantissimo. E sono sintomi di disintossicazione. Cioè una signora attualmente ha detto una cosa abbastanza carina: lei non sta facendo neanche il digiuno, sta facendo una disintossicazione con frutta e verdura, mi ha detto: ho gli stessi sintomi di quando mangio troppo. Cioè come se durante la disintossicazione avessimo quasi gli stessi sintomi di quando ci stiamo intossicando. Il punto è questo. Nel momento, non so come fare un esempio, immaginate di avere una casa con una discarica vicino. Noi sentiamo puzza ogni volta che passa un camion e porta l'immondizia nella discarica. Cioè nel senso che stiamo portando immondizia nella zona. Ma se qualcuno decide di bonificare la discarica, noi sentiamo puzza ugualmente, se non di più, perché arrivano dei camion, arrivano diciamo delle ruspe, tolgono il materiale, come lo mettono nel camion, noi sentiamo un'altra volta la puzza. Tradotto, noi sentiamo il fastidio sia quando ci stiamo intossicando, sia quando ci stiamo disintossicando. Come facciamo a capire la differenza? Dal nostro stile di vita. Se attuiamo un buono stile di vita vuol dire che il processo molto probabilmente è di disintossicazione, probabilmente. Se ci stiamo intossicando vuol dire che il processo è quello diverso o è inverso. Ok, molto interessante. Quindi comunque durante un digiuno succedono delle cose e è importante essere preparati. Sempre leggere a riguardo, c'è il libricino, penso sia ancora il digiuno breve. Il digiuno breve adesso ce l'ho in ebook, può essere interessante. Volevo aggiungere un'altra cosa. Quando le persone leggono libri sul digiuno, in genere vengono fuorviati, perché si legge: durante il digiuno succede questo. In realtà è assolutamente falso. Quello che è scritto è diverso. Durante il digiuno ad alcune persone sono venuti questi sintomi, ad alcune persone quest'altro, cioè i sintomi sono qualcosa che è avvenuto
personalmente a delle persone che avevano un certo tipo di vissuto, un certo tipo di convinzioni, un certo tipo di tossemie, eccetera. Ma noi non sappiamo niente di quello che succederà a noi. Tradotto, il digiuno, se ben condotto, è quasi completamente asintomatico, o se no vi sono i sintomi che sono caratteristici solamente del digiuno. Perfetto, e infatti una cosa che diciamo sempre, sono completamente d'accordo, tutto è relativo, bisogna sempre analizzare lo stile di vita della persona, cosa mangiava prima, che tipo di approccio mentale ha con la vita, se è sotto stress, e tutte le varie situazioni creeranno delle situazioni particolari a seconda dello stato biochimico e mentale della persona. Quindi è sempre molto importante, ricordatevi, tutto è relativo e va sempre analizzato al modo di conosci te stesso. Penso che abbiamo dato un'inquadratura, ci sarebbe tantissimo, immagino, sì, sul digiuno lo sappiamo, è storia, ma questa è solo una piccola chiacchierata. E chi volesse approfondire, il sito di Giuseppe, giuseppecocca.it, libri, corsi, seminari, incontri, fra l'altro gli incontri, come anche quest'ultimo di cui ci troviamo qui nelle Marche, si propone uno stile di vita a frutta e verdura igienista, ma chi vuole può essere seguito per i digiuni 1, 2, 3 giorni, poi tutto relativo col dottor Giuseppe Cocca. Con questo è tutto, saluto tutti gli amici del canale, seguiteci sempre e iscrivetevi al canale.